Hello everybody, di nuovo io. Questa volta ti parlo di una cosa molto caratteristica in UK. Come sempre, se ti va di iscriverti, a me farebbe molto piacere. Tratto di Londra, UK, lavoro, ricerca del lavoro, un po' di tutto, un po' il blog in giro, un sacco, vado un sacco per bakeries, coffees and pastries, se ti piace il genere. Lasciami un commento ed un like perché a me fa estremamente piacere, perché mi piace rispondere. Passiamo all'argomento di oggi. Oggi volevo parlarti di August. Cosa è? Cosa si tratta? È una vera istituzione britannica. È un negozio, praticamente un negozio non negozio. Cercherò di farti capire di che cosa si tratta e di spiegarti la particolarità di questo posto. Ormai esiste da tantissimo tempo. I primi negozi sono stati aperti nel 1972, quindi 50 anni fa praticamente, e inizialmente erano un po' diversi da quello che sono adesso, soprattutto per quanto riguarda il lato tecnologico. Ma vediamo cosa vende Argos e poi parliamo di questo cambio, di questa innovazione, di questo essere al così aggiornati con i tempi. Argos vende tutto. Praticamente è un negozio che si trova normalmente in moltissime città in UK. Vende qualsiasi cosa, dai mobili agli articoli sportivi, agli accessori per il bagno, al giardinaggio, alla casa, abbigliamento, tecnologia, qualsiasi cosa tu voglia, 99 su 100 lì la troverai. Diciamo che è un IKEA molto molto evoluto, perché non ha solo mobili e accessori per la casa, ma appunto, come ti dicevo, ha praticamente qualsiasi cosa. I prezzi sono sempre stati ottimi prezzi, parliamo, giusto per darti un'idea, di una fascia di prezzo molto simile a quella di IKEA. Ovviamente non per tutto, perché ha anche prodotti di marche e di, ovviamente rispettano il prezzo di quell'azienda, di quel prodotto, di quella marca. Tutto a prezzi super accessibili come IKEA, ma tende comunque ad avere, a dare moltissime opzioni di prezzo, quindi è accessibile abbastanza facilmente. Insomma, non è un negozio di lusso dove dici ok, non me lo posso permettere. Trovi veramente di tutto, quindi soprattutto io l'ho usato spesso per quanto riguarda roba per la casa, quindi arredamento. Ma la caratteristica di Argos è che chi si ricorda tanti anni fa aveva i cataloghi. Quindi cosa succedeva? Tu entravi in questi negozi e non trovi mai la roba esposta, cioè tu non puoi mai vedere di persona e toccare con mano niente di quello che vendono. C'è una piccola eccezione a questo: quando tu entri in uno di questi negozi c'è sempre un angolino che non ho mai capito perché, gioielli e qualche orologio è l'unica cosa che tu fisicamente puoi vedere. Tutto il resto è da catalogo. E la caratteristica è che fino a pochi anni fa, io mi ricordo che ho comprato una stampante nel 2008, e quindi ancora nel 2008 c'erano i miei vicini di casa, non so cosa stanno facendo. Quindi nel 2008 c'erano ancora i cataloghi cartacei. Io ti faccio vedere delle foto che ho trovato in online. Spessi così, e quindi tu dovevi andare fisicamente in negozio. C'erano questi lunghi banchi stavi, c'erano, non so, dipende dalla grandezza del negozio, potevano esserci 30 cataloghi disponibili, con ognuno distanziato, quindi la sua postazione. Il catalogo era inchiodato a una specie di leggio, credo si chiami così, quindi non te lo potevi portare via. Dovevi sfogliarlo e andarti a cercare esattamente quello che ti serviva. Ma ripeto, stiamo parlando di un catalogo spesso 5 cm, quindi centinaia e centinaia di pagine. Ed è diventato praticamente un simbolo storico, il famoso catalogo di Argos.
forse. Quindi sceglievi, prendevi, mi sembra, il codice, il numero dell'oggetto che volevi, andavi alle casse dove c'è questo lungo bancone con gli addetti, dicevi quello che volevi e loro, non so dove tenevano tutta questa roba, te lo facevano avere, o al massimo lo potevi ordinare e andarlo a ritirare quando era disponibile. Ovviamente il catalogo cartaceo adesso non esiste più, abbiamo degli schermi, quindi degli screens, quindi tu entri in questi negozi di August e trovi sempre questi spazi, questi lunghi counters dove ci sono disponibili vari, tipo sembrano degli iPod, vai lì e hai il tuo catalogo in formato digitale, quindi selezioni come andare, esattamente come andare sul sito, solo che ci vai di persona, cerchi e selezioni l'articolo che ti piace, metti il tuo nome, ti viene dato il numero, un codice, vai alla cassa e ritiri l'oggetto. Ovviamente ti può essere anche inviato a casa, oppure puoi fare l'ordine sul sito di Argos e poi andarlo a ritirare in uno di questi centri, di questi negozi. Argos è sempre stato, come ti dicevo, una istituzione, nel senso che anche se molte cose uno dice ok, ma i mobili, c'è anche Ikea che comunque è molto buona a livello di prezzi, però è una di quelle cose che nella tradizione si tende quasi di più andare da Argos piuttosto che da Ikea per alcune cose, proprio per usanza. E a volte però, ormai, siccome le opzioni sono tantissime, insomma stiamo parlando di un negozio che è nato 50 anni fa, quindi noi non avevamo all'epoca tutte quelle opzioni di poter prendere un determinato articolo in diversi prezzi e in tantissimi negozi. Adesso ci sono ovviamente molte più scelte, quindi non solo Argos un po' fatica a restare a galla, però noi stessi ci dimentichiamo anche di quell'Argos ormai quando abbiamo tantissime altre scelte. Io solo ultimamente mi sono risvegliata e ho detto ma perché invece di cercarlo lì non cerco da Argos, che sicuramente ha dei prezzi buoni. L'avevo un po' accantonato nel retro della mia testa, no? Perché ormai abbiamo tantissime, vai online, trovi di tutto e non ti viene in mente che invece c'è questo negozio che è praticamente come se fosse un intero centro commerciale in un catalogo, che prima appunto era cartaceo, pesava dei chili, e adesso invece è disponibile su un comodissimo iPad in negozio. Quindi se vieni a Londra e vedi un Argos lungo la Main Street, qualsiasi posto, faccio un salto dentro anche solo per curiosità, perché anche se non ti serve niente è comunque veramente un pezzo di storia del paese. Ti ripeto, magari non ti serve a niente, magari non è certo un'attrazione di Londra da mettere nella lista del tuo itinerario, però è una di quelle cose che fanno parte un po' della tradizione, un po' come Marks & Spencer, che rimarrà sempre il grande magazzino dell'abbigliamento, no? Nel senso che comunque sono quelle catene ormai storiche che ci sono da tantissimi anni, che fanno parte proprio della tradizione. Mi auguro che questo video un po' diverso ti sia stato utile, ti ho dato una informazione, una piccola curiosità, e se ti va iscriviti.